500 metri, non ci sono azzurri in finale, disciplina olimpica, 4 pass in palio per Pechino in questa prova. Abbiamo visto Gubel che si è imposto nella prima giornata di assegnazione di titoli qui all'idroscalo sulla distanza doppia. In acqua 1 il lettone Zvalis, in acqua 2 il greco Kiliardis, in acqua 3 il francese Gubel, acqua 4 con il russo Lipkin, acqua 5 il tedesco Brendel, in acqua 6 l'ucraino Ceban, in acqua 7 il bielorusso Zukuski, in acqua 8 il rumeno Mironcic, in acqua 9 il polacco Skowronski. Brendel che ieri è stato bruciato proprio sul traguardo dal francese Gubel e oggi vorrà prendersi la rivincita. Non c'è il campione olimpico mondiale, europeo in carica, che è il tedesco Dittmer, e che l'anno scorso fu battuto in casa da Cal Figueroa, spagnolo, e quindi si accontentò dell'argento. Terzo il cinese Yang lo scorso anno. Sono partiti anche i protagonisti di questa finale. Allora, buone notizie dal K1 femminile, da Josefa Idem, mentre nel K4 femminile bisogna registrare qualcosa, lo si è visto nella finale di ieri, al di sotto sicuramente delle potenzialità della barca, al di sotto della potenzialità della barca, è vero ieri il K4 femminile? Sì, sicuramente sì, abbiamo commentato anche con Oreste Perri, sono state fatte delle scelte tecniche, era appunto in valutazione questa scelta tecnica, non vedo anche sul disperato, cioè è un momento di passaggio, credo che adesso le ragazze devono affrontare 2 mesi e mezzo di allenamento, ci saranno delle tappe, credo a Duisburg, gare internazionali per altre prove, però affrontare tutto con estrema tranquillità. Diciamo che sono tutte ben preparate, il livello tecnico è ottimo, è stato un momento di flessione, è comunque un test. E allora siamo poi alle battute conclusive, c'è il russo Lipkin che ha tagliato per primo i 250 metri davanti all'ucraino Ceban e al tedesco Brendel in terza posizione, il russo in acqua 4, siamo alle ultime pagaiate. E vediamo sempre in acqua 4 e Zukuski, il bielorusso che dovrebbe aver tagliato per primo il traguardo. Vedremo adesso nel replay. Eccolo qui, in acqua 4, anche acqua 4 scusate, il russo Lipkin che dunque... Conf.